Chi è il tuo giudice preferito? Senza ombra di dubbio, chef Antonino Cannavacciuolo. Si può dire il perché? Sicuramente è quello che mi piace di più a livello di cucina, di pensiero, di stile. È appassionato di pesca, come me, ed è tifoso del Napoli, come me. Beh, proprio siete anime gemelle quasi, si può dire. Adesso, anime gemelle è un parolone. Non deve essere delicato come amante. Guarda, io con quel poco che ho avuto a che farci... Ancora adesso sto andando dal fisioterapista perché ci abbiamo tirato due sberle qua tra la cervicale 4 e la cervicale 5. E in finale lì veramente senti la pressione. Ti rendi conto che sei arrivato quasi alla fine. Cioè c'hai una mano sulla vittoria. Ed è la mano di Cannavacciuolo che... che mi ha spaccato le vertebre. Dicono adesso sai tirare anche tu gli scaffoni come lui. No, ci vogliono anni e anni di allenamento, ma raga vi assicuro che ha una potenza in quelle mani, cioè è difficile da capire perché sono proprio pesanti, Madonna, perché c'è un incudine lì al posto della mano. Per la finale hai un po' pensato magari a se avevi dei rimpianti, delle cose in sospeso, non lo so, hai dato proprio il massimo? Io ho dato veramente il massimo, perché ti assicuro che fare quel menù che ho fatto lì in 2 ore e mezza ho dato non il massimo, di più. Chiaro che poi a posteriori dici vabbè, ma quello è potuto mettere un po' meno sale, un po' meno nero di seppia, farlo così, però a posteriori è facile. Esatto. Sul momento io non ho avuto rimpianti, cioè quando io ho finito, ho servito il dolce, io ho detto questo è quello che volevo fare, stop. Le sclerate degli chef, volevo chiederti, sono vere, sì, o sono un po'... No, sono purtroppo, per fortuna sono vere. Cioè, e quelle che vedete non sono neanche tutte, perché poi ce ne sono altre che le tagliano. Qualcosa viene tagliato, però si incazzano. Sì, si incazzano. Se volete, potete mandare la candidatura anche se non sapete cucinare. Io quasi quasi la mando lo stesso, anche se so fare tipo la pasta, l'uovo e l'insalata. E finisce un po' lì il mio menù. Però... Vabbè, sai, con pasta, uovo e insalata, magari un piatto gourmet lo tiri fuori. Sì. Ne è arrivata anche un'altra, poi giuro che andiamo su Kahoot perché questa deve essere molto bella. Se fai un'imitazione di Cannavacciuolo. Raga, prendi un porro, lo tagli fino a fine, lo metti in forno, 90 gradi, 30 minuti. Cioè, tu non puoi sbagliare, se fai così... Cioè, se fai così non puoi sbagliare. Tia, passami un panno carta, per favore. arriva subito, eccolo qua. A faccio rocca. Anzi, one a mamaron.